questo edificio è sostanzialmente l'involucro di un grande progetto scientifico che vede il trasferimento qui dall'Inghilterra del centro dati dell'Agenzia Meteo Europea. Sono 2 anni e mezzo che si lavora per la messa in sicurezza degli edifici, per la progettazione del centro e dall'altra parte anche per capire quale computer mettere qui. Qui verrà anche l'Agenzia Nazionale della Meteorologia, oltre al data center dell'Agenzia Europea. Però non ci fermiamo qui, come avete sentito, vi è stato illustrato. Noi qui ci vogliamo giocare una sfida che è quella sullo studio dei big data, sulla velocità dei tempi di calcolo, perché questa è una sfida che può tenere l'Europa, mi permetto di dire, non solo noi, dentro una sfida globale nella quale Stati Uniti e Cina, a proposito di supercomputer di calcolo, stanno giocando una partita da veri leader e protagonisti. Noi non vogliamo essere da meno. Siamo stati avvantaggiati, ma è un merito, dal fatto di avere qui circa il 70% dei centri di calcolo italiani, col Cineca, le università e gli altri centri dedicati. Per la fine dell'anno prossimo metteremo qui dentro, in questo contenuto, in questi contenitori completamente rinnovati, il grande centro di calcolo dell'Agenzia Meteo Europea. Pensiamo a che cosa significa oggi il cambiamento climatico e essere in grado di avere qua una capacità di calcolo che permetta di prevedere in modo puntuale e in modo continuativo e sempre aggiornate le situazioni meteo in profondità, come fa appunto il centro, come farà il data center del centro meteo.